Ragazzi, porca miseria, comincio così perché penso non ci sia nessun altro modo migliore per cominciare a presentare la mod delle mod. Finalmente, ieri sono state rilasciate tutte le mod del contest. Come predetto, sarei partito subito a bomba con appunto la bomba. E veramente sono rimasto sconcertato, sono rimasto senza parole, sono rimasto senza mutande anche perché veramente ragazzi una mod così io penso non averla mai presentata, averla mai vista e non so, non ho parole, anzi ne avrò fin troppe nella presentazione perché una cosa così io non so che razza di persone sono questi di BM Modding. Comunque, veramente questa ha vinto tutto. Vabbè, comunque, salve a tutti, siamo qui sulla presentazione della Krone Ultima, la CF155, appunto di BM. Erano 2 anni che andavano avanti con questa imballatrice, fasciatrice e tutto quanto, e finalmente l'hanno rilasciata e appunto hanno fatto un lavoro egregio come appunto è loro solito. Di BM sappiamo che c'è una qualità mostruosa. Quindi, allora, vi dico che la presentazione durerà un pochino perché ci sono parecchie cose, parecchie funzioni. Prima parte vi spiegherò appunto da fuori cosa possiamo fare, eccetera. Poi andremo appunto a provarla, andremo a vedere varie animazioni e tutto quanto. E basta. Quindi mettetevi comodi e ascoltatemi e portate pazienza perché ci sono parecchie cose da dire. Appunto, la mod la trovate nella categoria mod, sezioni tecnologia per le balle. Qua c'è lei, appunto la ultima. Qua ci sono i bancali per i rotoli di rete e qui c'è il bancale per i rotoli di appunto nylon. Allora, come appunto fanno capire questi due bancali qui, c'è il consumo sia di rete che di appunto nylon per la fasciatrice dietro. Vi dico subito appunto le funzioni da fuori. Avvicinandovi qui nella prima parte avete nel tasto F1 vi compare il tasto B, Open Side Door. Se adesso non sto qua a parlare di texture, di modello, di dirt, di suoni, eccetera, perché mettete già per scontato che beh, è una roba fotonica per quanto riguarda i suoni, ascoltatela bene, giocateci tanto perché è veramente una roba mostruosa, non trovo neanche le parole. Vai, procediamo. Qui dentro appunto avete il vano per sia di cambio rete che di deposito rete. Questo centrale qui è praticamente quello che va in traslazione sopra quando vi segnalerà che appunto la rete è terminata. Voi venite qui dietro, aprite il tasto B e vi avvicinate, vi compare un altro tasto che vi dice di cambiare la rete. Questo qui praticamente ruota in su, va in questo pezzo qui e si cambia in automatico appunto. Però dovete sempre scendere e cambiarla manualmente. Questi due laterali appunto sono di deposito. Voi andate vicino al vostro bel bancaletto con il tasto X Take Roll, lo prendete in mano, vi avvicinate, fate Insert Net Roll col tasto X e lui si piazza appunto nel punto di deposito qua. Allora, come percentuale di balle, sì, come numero di balle da fare, eccetera, non ve lo so dire perché appunto essendo che avete tre diametri di balle da 130, 40 e 150, lei ha il consumo di rete in base appunto al diametro delle balle che fate. Ovviamente facendo le balle di diametro più piccolo, appunto facendone di più, avrete più consumo sia di rete che di nylon, appunto sempre se le fasciate. E quindi là dipende da quante balle fate, eccetera. Comunque quando vi avvicinate nell'F1, vedete fill level of net roll vi dà che questo rotolo qui è all'89%, quindi beh, se volete andare a vedere vi regolate con questo e a posto. Ok, chiudiamo il vano qui. Sentite il suono del gancio che chiude. Porca vacca. Qui a destra altro portellone, tasto B. Apro anche questi qui così vi spiego tutto quanto in un colpo. Ok, praticamente questi tre che ho aperto adesso sono solo di appunto deposito per i rotoli di nylon. Quindi voi cosa dovete fare? Andare qua, prenderne uno col tasto X, take roll. Andate o di qua o di là, fate il tasto X, refill foil.
tasto X e vedete che si deposita qua. Potete appunto prenderli tutti, vi riempite tutti i vani qui e siete a posto. Per cambiare i rotoli dietro, voi dovete appunto, quando vi segnalerà che il nylon sta per finire, praticamente adesso sono al 96%, voi avvicinandovi a questo qui vedete che in F1 vi conta che potete fare ancora 120 balle appunto del diametro che sto facendo adesso, che è 130. Quando appunto è finito, voi prendete dal deposito appunto qui, lo prendete in mano, tasto X, andate dietro su questo posto qua e potete appunto togliere e sostituire il rotolo. Attenzione, attenzione che dovete sostituire sia destra che sinistra, praticamente sono due separati, cioè non funziona che cambiate una parte e sostituiscete tutti e due. Dovete cambiare sia destro che sinistro, quindi avete anche un consumo abbastanza alto di nylon se le fasciate. Ok, boh, fin qua ci siamo. Chiudo i portelli che mi arrivano sempre in testa. B e tasto B. Ok. Altra cosa, quando appunto li prendete, vedete che io ne ho preso uno, qua ce n'era uno di meno, adesso sono due e praticamente vi scala ogni rotolo che prendete dal bancale. Stessa cosa qui, ce n'erano 5, ora ce ne sono 4, quindi dopo quando avete finito il bancale sparisce completamente. Bon, allora da fuori non c'è altro, c'è solo qui dietro una cosa che potete con il tasto X, c'è l'unfold drop mat che praticamente qui sono in posizione di trasporto, tasto X, vedete che il telo scorre giù appunto per facilitare la discesa delle balle fasciate. Boh, perfetto ragazzi, qua fuori abbiamo finito e niente, attacchiamo e così vi spiego tutto il resto. Io cerco di parlare più veloce possibile, di dirvi tutto quanto più veloce possibile, perché so, come avete visto, ce n'è di tutti i colori. Ok, l'abbiamo attaccata. Tenete sempre d'occhio il tasto F1, seguitemi lì. Allora, tasto V, abbassate e raccogli erba. Ascoltate sempre i suoni, guardate la molla. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Con il tasto Z avete il reset bail counter, praticamente in basso a destra vedete c'è 4 e 4, quello sinistro è il totale e quello destro è il appunto corrente, quello della sezione di gioco. Però quando entrate li trovate tutti e due a pari, quindi dovete resettare manualmente appunto quello della sessione attuale. Altra cosa, tasto Y, camera aggiuntiva che appunto ci fa vedere il reparto di fasciatura posteriore, eccolo qua. Vedete qual è questo qua, insomma quello dietro. E ok, allora vediamo un attimo sotto dove sul LAD a destra in basso c'è cioè velocità eccetera, ci sono quelle quattro iconette. La prima è appunto il pick up, la seconda è quando la fasciatrice l'imballatrice sta legando, la terza è quando si appunto sta buttando fuori la balla e l'ultima, la quarta, è praticamente quando sta fasciando. Allora, questa praticamente ha la capacità, ha praticamente due camere all'interno di un'imballatrice, c'è cioè quella principale e quella pre-camera, che praticamente questo significa che voi non vi fermate mai con l'imballatrice. Quindi lei riempie la prima, poi butta fuori, e mentre appunto butta fuori la prima balla, la pre-camera si riempie e fa sì che voi appunto potete sempre continuare. Allora, quando accendete praticamente vi escono altre funzioni. Col tasto K set bail 1,3, 1,4, 1,5 appunto è il diametro delle balle. Wrap base è praticamente la possibilità di azionare la fasciatura o meno. Col tasto J appunto vedete on off. Con l'N avete il change drop mode, praticamente c'è il manuale, il collect e l'auto. Praticamente l'automatico lei scarica le balle appunto da sola, il manuale lei butta fuori la balla, fascia e poi con il tasto M buttate fuori la balla. Col collect è un discorso un po' complesso che adesso non sto a spiegare, ma ve lo accenno. E praticamente fa la balla, la butta fuori, riempie la camera, quando è al 100% fascia, scarica la seconda e praticamente le scarica vicine a far sì da poter usare il loro attrezzo, che è questo qui. Le avete già comode vicine, prendete questo, le alzate e le portate via dove vi servono. Ok, io
Direi che posso anche cominciare a imballare perché ormai qua vi ho fatto non una predica ma peggio. Mi scuso se ho parlato e basta, ma avete visto anche voi la mole dell'imballatrice che è una roba mamma mamma. Ok, accendiamo, io faccio le balle da 1 e 3, metto in modalità automatica che diciamo che è la più appunto comoda. Eccolo qua. Abbassate. Altra cosa, tasto del mouse per regolare l'altezza del timone, tasto destro e sinistro tenuti premuti e su e giù il mouse. Guardate anche la molla e la catena del pick-up, porca vacca. Ok, a questo punto vabbè, vi regolate l'altezza come vi pare e piace, siete a posto. Animazioni, c'è tutto pick-up, dicevo anche prima il taglia i coltelli, qua vedete le camere che lavorano appunto la prima e la seconda, adesso cercherete, dateci un occhio. Ok, partiamo finalmente. Allora, per quanto riguarda appunto le velocità, vi accorgerete che cambiano. Praticamente lei si regola la velocità appunto del trattore per far sì che praticamente non si trovi sempre con tutte e due le camere piene. Adesso che sta fasciando e sta riempiendo la appunto principale, abbiamo rallentato, vedete che andiamo a 5-6 man mano che finisce di fasciare, butta fuori, vedrete che aumenta. Vedete, butta fuori la balla, camera di principale 100%. Vedete, siamo al 100, la precamera si è riempita al 30. E ok, vabbè, mi sono fermato per farvela vedere. Partico dell'erba fenomenale, finalmente. Ecco qua. Se tenete d'occhio comunque la camera qua, vedete bene come si comportano le camere. Vedete che io non mi fermo mai. Sentite che i suoni della fasciatrice e tutto. E qua adesso dovrebbe abbassarsi la camera. Se volete in corsa potete cambiare il diametro, ovviamente passando dal minore al maggiore. Mamma mia ragazzi, che razza di moto. Mamma mamma che moto. Questa veramente è superiore alla BJR del 13, a quella di BJR, la Goodyear, la 864. Vedete che cambiando il diametro si spostano anche i ruli di compressione. Io mi fermo perché veramente sennò qua non mi fermo neanche più a imballare perché è veramente un piacere. Vedete in manuale, potete, ormai qua abbiamo finito manuale, appunto quando ho fasciato la balla voi con il tasto M potete appunto scaricarla. Fermiamo tutto e ok. Bene ragazzi, io termino qui. No, non ho altro da dirvi, mi sembra di aver detto tutto, anche perché
veramente son rimasto allibito dal lavoro, soprattutto che hanno fatto a livello scripting game, perché devono averne tirate di tutti i colori. Guardate, rendetevi conto che razza di modo che hanno fatto, che razza di lavoro che è venuto fuori, e veramente, veramente meritano un 10 più, perché una roba così penso che si vedrà non so fra quanti anni. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro, spero che abbiate capito tutto quanto, penso di essere stato il più chiaro possibile e niente, se ho dimenticato qualcosa fatemi sapere, scaricate sempre ovviamente dal Modab ufficiale e basta, io vi do appuntamento appunto subito a domani, adesso non so cosa presenterò io, cioè sarà un po' a random. Niente, magari vi farò la screen la sera prima in pagina e comunque sarò presente ogni giorno. Vi ringrazio, grazie, vi saluto e vi do l'appuntamento a domani e grazie dell'attenzione. Ciao ciao!